Ciao a tutti, mi chiamo Gian Mattia Gandino e sono l'attuale presidente della Scuola di Musica di Perk Studio di Torino e oggi stiamo celebrando una giornata importantissima. Proprio in questa sala si sono appena concluse tre clinics davvero straordinarie tenute da Sandro Serra, Marco Volpe, nostri docenti indoor, e abbiamo avuto anche un ospite davvero eccezionale, Gianluca Fiorentino. Ha tenuto davvero un ottimo appuntamento. Io sono Sandro Serra e lavoro al Perk Studio. Il Perk Studio ha organizzato questa bella festa che si chiama Drumtown Fest e io sono molto contento di partecipare sia come organizzatore che come artista e didatta. È bello perché al pomeriggio abbiamo fatto clinics con un sacco di gente, drum clinic di batteria. Sono fiero di suonare al Perk Studio perché io ci sono cresciuto, mi sono formato al Perk Studio oltre che al conservatorio, ho studiato tanti anni con Marco Volpe che adesso è un mio collega e quindi sono molto contento di questo perché da pischello qual ero, poi sono cresciuto e piano piano mi sono ritrovato addirittura a lavorare dentro la realtà insieme a quello che è stato il mio guru, mentore e didatta estremo della batteria. Sono Marco Volpe, sono il più anziano fra gli insegnanti di batteria del Perk Studio, ma solo perché gli altri sono giovanissimi. Entrai per la prima volta nel Perk Studio in realtà nel lontanissimo 86-87, quando Giorgio Gandino, che era il presidente, fondò questa scuola da cui sono passati tutti i più grandi batteristi dell'area torinese e non solo. Quest'oggi abbiamo fatto dei seminari, ne ho tenuto uno su alcuni insegnamenti che ricevetti da un grande didatta, Samara Gericeffi, quando ero a studiare a Boston, al Berklee College of Music. Perché questa giornata? Perché proprio quest'anno il Drums Department, quindi il Dipartimento Batterie, diciamo così, della Scuola di Musica di Perk Studio, ha una propria sede indipendente, proprio qui allo spazio 211, dove ci troviamo oggi, e quindi serviva una giornata di feste, di inaugurazione di questa sede, attraverso queste clinics e poi attraverso il grande concerto. Certo che si terrà tra poche ore. Sono Andrea Peracchia, sono insegnante di batteria del Perk Studio. Il mio approdo al Perk Studio è stato in quel periodo brutto che è stata la pandemia. Ho incontrato e conosciuto meglio Marco Volpe, che grande onore, mio collega al Perk Studio, in cui mi dice: guarda, c'è bisogno di avere una sezione di batteria, diciamo, un po' più aggressiva. Io mi occupo di batteria metal sostanzialmente, non solo, però principalmente quello, e quindi ho accettato super volentieri questa offerta, questa possibilità di poter lavorare poi con altri amici e docenti bravissimi, insomma, del Perk Studio. Oggi è una giornata decisamente bella, interessante, per via delle clinics che si sono effettuate durante il pomeriggio, appunto Sandro Serra e Marco Volpe e Gianluca Fiorentino. La seconda parte del Drumtown Fest, che si sta tenendo proprio oggi, inizierà alle 9:30 con un grandissimo live dove si esibiranno tutte le band dei docenti del Dipartimento di Batteria del Perk Studio. Questa sera, non vedo l'ora, mi esibirò con la mia band, ovvero gli Accumulator Grids, e siamo una band di heavy metal. Esistiamo dal 2019, siamo praticamente agli inizi. Proprio questa sera annunciamo l'uscita del nostro primo EP e quindi eseguiremo appunto le canzoni tratte da questo EP, quindi finalmente alcune registrazioni della nostra musica inizieranno a circolare e niente, sarà anche il primo nostro concerto proprio qua a Torino e quindi è una grandissima occasione per noi, siamo carichissimi e non vediamo l'ora. Grazie Daniele! Sono Daniele Bertone, suono le percussioni e la batteria. Sono entrato al Perk Studio come allievo di Giorgio Gandino, il fondatore. Cercavo il miglior insegnante che ci fosse sulla piazza e così mi avevano consigliato appunto Giorgio Gandino. Diciamo che io suonavo già, avevo già diversi gruppi con le percussioni e avevo iniziato a lavorare anche con i ritmi africani, eccetera. E quindi un bel giorno a lezione Giorgio viene lì e mi dice: ma mi hanno detto che suoni molto bene, te la sentiresti di venire a fare le lezioni qui? E io ho detto: ci penso. In realtà in cuor mio avevo già deciso, ci ho dovuto pensare un attimino anche perché era veramente la scuola top di Torino e quindi dovevo un attimo capire se ero in grado. Per me è stato veramente un grosso trampolino di lancio.
ho avuto poi la possibilità di appunto iniziare i miei corsi, conoscere diversi musicisti, per esempio Carlo Actisdato, il musicista col quale suonerò stasera per il Drum Town Festival. Mentre lui aveva la lezione, io studiavo nella sala di fianco, mentre faceva la lezione sentiva delle grosse bordate di gran cassa che devono essergli piaciute, per cui poi mi ha chiesto: ma che ne dici di mettere su un gruppo? Facciamo un quintetto, eccetera, eccetera. E poi da lì, da cosa nasce cosa, ho iniziato a sostituire i suoi vari batteristi. Stasera, eccoci qui, a suonare. Daremo vita a un grandissimo concerto dove sono presenti tutti gli insegnanti di batteria e percussioni del tuo studio, e sarà veramente un concerto per tutti i gusti, perché cioè dal free jazz al heavy metal, abbiamo veramente tutto, cioè ce n'è per tutti i gusti. Io ad esempio mi esibirò con un trio Volver, dove facciamo tango, bolero, jazz, con Paolo Manassa al pianoforte e Riccardo Vigorè al contrabbasso, e avremo una straordinaria ospite che è una cantante bravissima, ormai a distanza a Torino da un po' di anni, che si chiama Caterina Corsi, e non vedo l'ora di iniziare. Sono Diego Rossetti, maestro di percussioni Anpan e percussioni orientali, medio orientali, qua al Perk Studio. Stasera facciamo una roba un po' fuori tema rispetto magari al corso di Anpan o percussioni medio orientali, perché sarò col gruppo appunto che sono guindato così da musica celtico medievale, quindi saremo con il trio per l'apertura della serata. È inusuale nel senso che non si trovano tante serate organizzate così, poi è anche un evento un po' speciale, diciamo, perché una volta che è nata appunto questa collaborazione si sono messi insieme tutti i docenti, ognuno col proprio progetto, ognuno con la propria strada, quindi effettivamente partecipare comunque a una serata del genere è una cosa molto molto bella, quindi sia dal punto di vista della presenza, sia dal punto di vista della collaborazione che c'è dietro le quinte, e comunque condividere una serata del genere con gruppi di alto livello, comunque penso che sia una cosa molto molto bella, e quindi fa piacere comunque tutta la serata e tutta l'organizzazione. E buon, quindi speriamo solo che ci sia il pienone per metterci a ballare tutti assieme. E questa sera sarò lietissimo di suonare, perché poi ognuno di noi questa sera suonerà con la propria band. Io questa sera suonerò con Goto, che è questo progetto nuovo, duo, con il mio socio che si chiama Fabio Cuomo, pianista di Genova. Siamo felicissimi di suonare questa sera qua, proprio perché innanzitutto il progetto è nuovo ed è particolare, in quanto è un mix tra prog, metal e tutto quel mondo che appartiene a me sostanzialmente, ma anche poi al mio socio, ecco. E quindi non vediamo l'ora di salire sul palco, siamo gasatissimi e rock and roll. E stasera suoneranno un sacco di gruppi. Io mi esibisco con i Fiori, una delle mie band preferite con cui suono, in generale, dove suono la chitarra e canto. E poi nello stesso set, in qualche modo, trasformiamo velocissimamente il palco, io corro la batteria e il gruppo si trasforma in Dirty Set, che è l'altra band mia, l'altro trio. Abbiamo in comune due elementi, no? Anche se cambio poi lo strumento, perché io passo dalla chitarra alla batteria, e quindi faremo praticamente questo set misto dove io suonerò sia la batteria che la chitarra. Sono molto contento di esibire con tutto quello che faccio, diciamo non lavorativo ma artistico, no? Quello che mi piace suonare in libertà e senza chiedere niente a nessuno, ecco. Differenza invece poi del lavoro, dove si suona tanto e ci si diverte un casino lo stesso. Mi sento molto fortunato a fare questo mestiere e vi consiglio di farlo, perché è fighissimo suonare ed è comunque meglio fare questo che quasi tantissime altre cose, insomma. Grazie.